Salve a tutti ragazzi, qui sono Chiara della Tana di Mister X. Allora, partiamo subito dal fatto che questo non è un gioco vero e proprio, ma è stato fatto da un fan con RPG Maker. E questo gioco è Miss Fortune ed è GB. Allora, Miss Fortune non è mai stato rilasciato dalla Nintendo per il suo contenuto abbastanza forte per un pubblico minore, per i bambini, non era il caso, allora l'hanno, diciamo, inserito di nascosto in vari tipi di giochi, tipo come Pokémon Giallo, Link Awakening e tanti altri. Ci sono anche dei tutorial su YouTube se volete metterli. Allora, c'è da dire che questo demonietto che ci appare ci dirà: vuoi affrontare queste prove? Se sbaglierai strada, la sfortuna cadrà su di te. Misfortuna, infatti, vuol dire disgrazia o sfortuna. E questo demonietto è stato preso come modello da Spada Adventure e si chiama Devi. Non David, Devi. Questo satanello. Ci sono delle tombe. Allora, mi sono messa io in un pomeriggio a giocarlo, a sbagliare strada. Mi sono fatta tutti i disegnini perché ero così, oh mio Dio. Comunque c'è da dire che ne hanno create di leggende che vi consiglio di guardare su internet perché non posso raccontarvi in 4 minuti la leggenda. Si dica che giocando il giocatore possa avere dei disturbi per via della musica abbastanza pesante. Qua siamo stati fortunati. Ah, e se noi sbagliamo, il demone Devi ci dirà: I'm a god here. Qui sono Dio. Ok, salviamo. E quindi, che dire, ragazzi? Ecco, non fate come ho fatto io quando stavo facendo le prove. Ah, sei qui. Sono intrappolato. È solo. E lonely. È solo. Veramente solo. Adesso vedete. No, non voglio stare con te. Ok, aspetterò un amico. Se noi dicevamo di sì, c'era un game over. Bene, ci farà sempre salvare. Seguite sempre la mia strada. Seguite, mi sono messa d'impegno a registrarla. La prima volta volevo fare la figa e non registrare. Poi è successo che non ho registrato e mi sono incartonata. Infatti ero così, no! E questo proprio fa parte proprio di una leggenda che i giocatori della Nintendo appassionati. Ah, bello, bello, bello. Quindi vi consiglio di andare a guardare il Creepypasta Wiki, che ci saranno tante tante curiosità e vari tutorial presenti su internet come reperirlo. Boh, siamo. Allora, ora mi direte, ma tutto questo casino risultava più lungo se lo facevo in Blind Run. Che a me Blind Run non mi piace, io devo fare le cose bene a casa mia. E qua abbiamo superato le prove del demone. Questa ricordo che è un amatoriale, non è il gioco completo. Ricordo che il gioco completo non è stato rilasciato, quindi ha un finale un po' così. Un po'. Vabbè, non poteva inventarsi, poverino, è già tanto che ha creato sta roba. Quindi vi consiglio di guardare Spada Adventure, così vedrete anche la somiglianza di musica, che secondo me hanno detto evitiamo Miss Fortune e creiamo Pad Adventure. Infatti Pad Adventure è molto più, è anche lui un pochino violento. Qua praticamente il ragazzo ha finito la prova, l'edificio è sparito ed è tutto dissolto e nessuno sa di questo male che è sparito e c'è la pace nel mondo, boh. Spero che vi sia piaciuto Miss Fortuna e grazie per aver visto il video e se avete bisogno chiedete pure. Ciao, alla prossima!